questa è la legna che utilizziamo, corbezzolo, alerone, e elce, leccio. Soprattutto perché ha un potere calorifico importante e le legne che scaldano più, e qui abbiamo bisogno di molto calore. Certo. Sul forno Paolo, la sera avanti, quando sforniamo le porchette, già mettiamo la legna, perché inforniamo 5 maiali contemporaneamente, quindi tanta massa. Quando lo portate al forno? E lo portiamo a 600 gradi all'incirca, al cuore. Poi riutilizziamo la stessa brace che abbiamo preso la sera avanti per riaccendere il forno. Mio nonno la sera scopriva la brace con la cenere, poi la mattina la scopriva e ci metteva sopra la legna e faceva ripartire il camino. Non ci siamo inventati niente. Siamo a Casalalta, comune di Collazzone, un paesino vicino a Perugia. Io sono Graniere Alessandro, il quarto di una generazione di porchettai. Qui c'è il grande maestro, nonché il nostro supervisore, Giovanni, che è mio padre. Sono Paolo Trippini, del ristorante Trippini a Civitella del Lago, in Umbria, sul lago di Corbara. Per me è un onore e un piacere essere qui, in questo luogo dove si respira veramente la tradizione, a raccontare quello che è un po' proprio la nostra passione, la porchetta, proprio ce l'abbiamo nell'anima, insomma, qui in Umbria. Oggi abbiamo aperto a Italia Squisita le porte del nostro laboratorio per far vedere come si fa una porchetta artigianale. Abbiamo dietro alle spalle il nostro orgoglio, che sono i forni a legna. Il metodo praticamente è quello di fine dell'Ottocento che utilizzava il mio bisnonno, e abbiamo mantenuto i stessi criteri, i stessi ingredienti e la stessa cura nei particolari. Oggi cercherò di carpire un po' di segreti da Alessandro e magari ci raccontiamo un po' di storie. Quindi noi la legna bisogna buttarla a destra e a sinistra, mai al centro. Vai, vai, non aver paura. Non pensavo che si facesse così la porchetta, tutti sti triboli, Acceso il forno, si inizia a tirare fuori il maiale, si mette sul tavolo e inizia la fase del disosso. Togliamo tutte le ossa al maiale e iniziamo a fare la porchetta. Oh, mi piace. Prima di iniziare a disossare, si staccano tutte le parti, dai zampette agli orecchi, perché bisogna iniziare a cuocere i fegatelli. Passami il coltello da risosso. Quindi non si rompono mai le ossa, ma stacchi le giunture, come si dice. Ma se non ricordo male, voi questi chili li allevate voi, i maiali? Esattamente. Sono allevati da voi, quindi... Esattamente. Prendiamo maiali a 20-25 kg e poi li portiamo su a maturazione. Ok, quanto è la maturazione? A quanto arrivi col maiale? Considera, per un buon maiale da porchetta non bisogna superare i 100 kg. Ok. Perché la carne rimane tenera, bianca. Quindi le orecchie, le zampe, queste cose che stai staccando, vanno lessate. Assolutamente, vanno lessate. E poi le mettiamo dentro al maiale. Più o meno coincide. Quando è finito il risosso al maiale, normalmente è anche pronto il lesso. Passa di qua che mi dai una mano. E apriamo il costato. Quindi questi qui adesso gli togliamo tutte le ossa per poi fare la porchetta? Assolutamente. Quello che noi scartiamo è solamente l'osso, perché ad esempio un pezzo come questo lo mettiamo nella coppa, le codi che cavanzano, lo mettiamo i ritagli, ci facciamo le salsicce, quindi il vecchio detto del maiale, non si butta niente. Togliamo la grascia, che in inverno viene utilizzata per fare lo strutto, altro elemento essenziale per la cucina umbra. E poi iniziamo a togliere. Le prime ossa che si tolgono sono quelle delle costole. Bisogna avere una mano pulita, perché? Perché se intacchi troppo la carne, poi quando arrivi al momento del taglio della porchetta si sgrana tutta, perché ovviamente, quindi bisogna fare in modo di togliere l'osso a velo, quasi tutte le ossa. Quindi una per una togli le ossa? Una per una, assolutamente, e non devi penetrare col coltello. Non la gran maestria dei coltelli buoni che tagliano, per esempio. E questo è un gran coltello comunque, assolutamente, ci vuole la mano e lo strumento, se no... Sì, assolutamente. Beh, quindi adesso stai togliendo tutte le ossa, quindi bisogna conoscere anche l'anatomia dell'animale, no? Sì, certo. Adesso iniziamo a intaccare la spina dorsale. Va fatta un movimento perché ha una conformazione, come vedi. Deve passare tra le vertebre, diciamo. Esatto. Qui stacchiamo il filetto, e questo è un mio orgoglio. Dopo ti farò assaggiare un salume vecchissimo che si fa col filetto. Qui è il bacino. Quindi praticamente posso dire che sono nato in mezzo ai maiali, in mezzo alla porchetta.
Oggi che fa questo lavoro così siamo rimasti praticamente pochissimi, forse c'è una mosca bianca. Utilizzano forni a gas, forni che io non demonizzo, non critico minimamente, però secondo me è proprio un altro tipo di prodotto. Vedo che il forno adesso va bene o dobbiamo ricaricare? Vai Paolo, ormai sei maestro. Lavoro di manovalanza a me. Quanta legna brucia un forno così per cuocere le porchette? Due quintali e mezzo di legna. A volta? Sì. Poi un altro aspetto, più tagli al coltello e meno triboli. Quindi ok, quindi abbiamo praticamente fatto. Prima fase fatta, a posto. Adesso iniziamo la seconda e poi c'è la fase della spagatura, molto importante. Ma poi la mangiamo la porchetta? Beh, che stiamo a fare? Adesso è pronta per bucare tutto il maiale, picchettare e soprattutto mettere lo spago, la spagatura. E lo spago sostituisce le ossa e quindi tiene sul maiale. Va spaccata sul capocollo perché qui è una fascia muscolare grande come il coscio. Qui diciamo qualche porchettaio non la buca perché gli calerebbe troppo, però la qualità della porchetta viene anche da queste fasi perché deve scolare. Il grasso scola, ammorbidisce il magro e rimane anche molto più leggera perché non mangiando il grasso è meno pesante. Quindi possiamo quasi dire che la porchetta è magra. Eh? Se è cotta bene il grasso viene, poi vedrai quando la taglieremo, vedrai che tra la codica e tra la pelle e il magro la fascia del grasso è sparita tutta. Poi si prende lo spago, canapa vegetale ovviamente, tutto naturale. Okay. Qui chiamato in gergo sparagina, alle nostre zone, sì. E poi prendi più o meno una misura doppia, che è lunga quanto il capo del maiale, quanto il maiale. Ok. Normalmente noi ce ne mettiamo 6 su un maiale così. Mm-hmm. Diventiamo sarti adesso. Sulla spalla, al centro della spalla è il primo. Ok. Poi più o meno alla stessa altezza rientri. Stesso discorso, rientri più o meno, questi okay. Devono essere equidistanti e abbastanza in linea. Che onore insegnare a uno chef. E poi rientro qua più o meno alla stessa altezza? Esatto, tu guarda questo dietro, vai, okay. Perfetto. Molto bene. Usiamo questa fase qua, che è spagatura. Spagatura. Vado sopra o sotto il filetto? È uguale, come preferisci. Stesso discorso. E il su. Adesso nel frattempo che io continuo a fare questo, ti chiedo, ma c'è qualcosa che racconta della porchetta da quando è nata? Innanzitutto ogni regione si accaparra un titolo per la porchetta è nata nel Lazio, in Umbria, gli abruzzesi dicono che è nata in Abruzzo, è giusto che sia così perché ogni porchetta, devo dire, è diversa, tutte buone, con caratteristiche diverse. Però da quello che so io, giuro Cesare, passando da Norcia, conobbe i norcini e vide la lavorazione del maiale. Nel rientro portò due norcini, di cui uno soprannominato il Troiano. Okay. Il Troiano e l'altro norcino insegnarono, diciamo, ai cuochi delle truppe la lavorazione, la conservazione con il sale delle carni. E in uno di questi manoscritti si parla di un banchetto sulla mensa ufficiale dove il Troiano porta all'interno di un vassoio un maiale intero. Sembrerebbe che quella sia la prima porchetta, delle prime porchette. In teoria fatta da un norcino. Adesso arriva il bello, condimenti. Da noi si dice quando mettono il sale che la carne deve diventare bianca. È vero? Al tempo di mio nonno, quando facevano porchette, usavano 30-35 grammi di sale a chilo di carne e 7-8, dai 7-10 grammi di pepe a chilo di carne. Oggi siamo intorno a 20 grammi a chilo e 4-5 grammi, perché la gente mangia molto meno saporito. Io credo che occhio e croce una ventina di grammi a chilo di carne possa essere indicativamente la misura giusta. Quindi poi la massaggi un po' la carne per certo. Quindi questi sono i buchi che hai fatto prima, che fai entrare dentro il sale in modo che poi dopo si insaporisce bene tutta la carne.
Quando ti passo il pepe? Pepe, vai. Prego. Stesso discorso, il pepe ci vuole buono, come ci vuole buono il sale, costa molto di più di un pepe di bassa qualità, però te lisci extra bold, senti, tu senti il profumo, ma non ti fa starnuti, perché questo è decorticato e c'è il dentro, e vedi il colore verdastro, quando vedi tutto nero è la buccia fuori, quindi senti il piccore ma non senti il profumo, invece il pepe deve dare quel piccore giusto, ma deve dare il profumo. Deve dare il profumo. Poi questo è finocchio selvatico, il fiore, aglio e rosmarino. Questo è tutto secco? Questo è tutto secco perché l'abbiamo stivato luglio, agosto dell'anno scorso per tutto l'inverno. Adesso già si inizia a trovare il finocchietto fresco, però ancora è il primo germoglio, è abbastanza forte. Mio nonno diceva sta di verdume, quindi qua siamo a rognolo. Bisogna aspettare che prenda il primo sole, il primo caldo, poi è perfetto insomma. Dopodiché prendiamo il bastone. Il bastone perché serve? Per tenerla dritta o...? Esattamente, per appoggiare sul carrello e poi ci servirà una volta cotta per trasportarla, per portarla ai banchi, per portarla... Per comodità... Esatto. Ora? I fegatelli, i dentrini. Quindi, questi sono quelli che abbiamo scartato prima quando abbiamo lavorato, tagliato, l'abbiamo lessati. Lessati, i fegatelli, orecchie, zampetti, trippa e quant'altro e i fegati. I fegati. Ad esempio da noi... All'interno ci si mette solamente il fegatello. No, qui no. Qui, da noi solamente il fegatello e questi qui si usano o per la coppa oppure nel caso della porchetta, quello che ti dicevo su prima. Questo qui da noi se non c'hai trippa, orecchia, fegatello non si vende la porchetta. No. Piace molto. Lo zampetto è quello diciamo che mettiamo sopra il peso, questo è marketing. Vieni che ti regalo uno zampetto, molto buono tra l'altro. Cucitura. Oh, Madonna. Adesso si usa uno spago più fino e della spagatura. Questo? Sì. E la cucitura fa sì che il maiale rimane dritto stato. E si inizia. Con calma e pazienza, punto dopo punto. Il forno come va? Il forno arde. Cerchi di andare parallelo. Ok. E se tu vedi se vai parallelo... Ok, poi per tirare vedo che... Te lo giri intorno a... ci vuole un pochino. Il bastone rimane al centro della cucitura, questo è il segreto. Vedi, i buchi sono belli larghi, ma qui gli permette di scolare. Ok, questi sono i buchi che abbiamo fatto prima che ci permettono. Esatto. Quello che dicevi che... Ma a casa che fai? Cuci anche i vestiti oppure quello no? Sì, qualche volta mia moglie i bottoni, le calze me le fa cucire. Sì. Perché vedo che c'è una bella manualità, Quindi. Poi, visto mai, impara l'arte e metterla da parte. In media quanto ci vuole per fare una porchetta, per montarla come lo stiamo facendo noi adesso? Dal disossarlo a riempirlo, cucirlo? Guarda, facevamo le gare con mio nonno. Ah, ok. Chi vinceva? Mio nonno a 85 anni qualche volta mi ha fregato. Con 40 minuti riesce a fare la porchetta, uno bravo. Uno bravo? Sì. Sulla spalla, quando il maiale, questo inizia a essere un maialetto insomma, abbastanza grosso, gli ridiamo un puntino di condimento e di sale che ci sta bene. Grazie. Qui facciamo a saccottino la cucitura, vedi? Okay. Praticamente unisci quattro lati e poi lo tiri. Questo perché? Perché è chiuso bene, però gli lascia sempre dei becchetti aperti perché in modo che possa scolare. Possa scolare, sempre il discorso di là. Esatto. Fuori non la condisci la porchetta? No. Perché non la condisci fuori? Perché non c'ha bisogno. Che succede? Il sale rischia che in gergo incoce la carne, cioè cuoce la carne. Sì, perché per l'osmosi tira fuori magari l'acqua e la... E rischi che diventa dura poi, che non è come una patatina, insomma, che è fragrante. Ripassi sotto lo spago. Ok. Questi sono quelli che abbiamo messo prima, esatto. Che ho messo io, in maniera, guarda. Ma c'è un periodo che si vende di più la porchetta rispetto a un altro? Periodo primavera-estate. Primavera-estate. Sì, perché questo comunque, che se ne dica dai chef stellati nei ristoranti, però è un cibo da strada. Certo. E quindi qual è il periodo che tu stai in strada, che fai feste, che fai? È primavera-estate. Tieni presente che la porchetta come la conosciamo noi a mercati, alle feste, è relativamente recente, è degli anni 20. Perché prima la porchetta se la poteva permettere solo il conte quando sposava il figlio, piuttosto che il fattore, il nobile, un piatto prelibatissimo. Infatti se tu vedi su tutti i banchetti dei nobili c'è il maialino.
niente. Ultimo ritocco, perché vedi alcuni punti no, e non ci sono i buchi, e qui va assolutamente bucata, specialmente sul coscio, sulle parti muscolose. Tiriamolo un pochino là e poi lo rigiriamo. Adesso lo rigiriamo così. Vai. Alza su. Perfetto. Molto bene. Qui sul collo vanno fatti tre buchi che si arriva al bastone, perché qui deve entrare il calore. E poi si fanno piccoli buchi. Sulla spalla, perché qui è una fascia muscolare larga. E poi piccoli buchi. Devi essere bravo a far entrare solo la punta. Su tutto il maglione. E anche lì. Paolo, ottimo lavoro. Spazziamo il forno e siamo pronti per infornare. Finalmente. Un goccino d'acqua, perché sennò quando scola il grasso fa il fumo, quindi giusto per il primo periodo. Adesso abbiamo bisogno dei ragazzi, perché questa pesa la porchetta. Gli e te, insomma, ci facciamo aiutare. Perfetto. Questa va fissata in modo tale che non si muove, va messa all'altezza giusta, che non si giri, però che deve scolare bene. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Bene, adesso spazziamo il forno. Ovviamente, come vedi, strumenti fatti artigianali che non esistono in commercio, eh? Quasi quasi che te li devi inventare. Il forno è bello bianco, okay. Vedi tutta la bocchetta, pulito, è pronto per infornare. Vai. Ci sei? Sì, sì. Adesso ci vuole un altro po' di tempo, perché bisogna coprirla, la copertura si fa con la carta paglia, okay. E va coperta dove inizia a prendere colore, perché alcuni punti come la spalla e il coscio prende prima, okay. E sulle costole, quindi tu copri la parte che già è colorita, bella croccante, e aspetti che... Tocca coccolarla sempre. Sempre, sempre, sempre. E quanto tempo ci vuole per una porchetta così a cuocere? Questa 5 ore la cuociamo, perché il forno è molto caldo, l'hai scaldato bene. Grazie, insomma. Grazie, sono stato bravo. Bene. 5 ore. Vieni Paolo. Vedi Paolo? Sulla spalla già sta prendendo colore. Lo sento, si sente anche proprio il rumore che... Okay. Quindi adesso bisogna coprirla. Carta paglia vegetale, ovviamente. Io te faccio luce, eh? Vai, e la copri. Ah, ok, così. Guardiamo. Quindi, sul coscio dietro, che ne pensi? Penso anche sul coscio dietro, bisogna mettere. Ora, due, bravo. 10. Quindi l'altro fogliettino. Un po', la bagno un po' la bagno un po', perché come la metti dentro, c'è l'ossigeno aperto, rischi che ti prende fuoco subito. Ah, vedo? Ok, perfetto. Tampona sto secondo che stai col forno aperto. E adesso aspettiamo un altro pochino per coprire. Vedi che in mezzo ancora è tutta bianca, tutta bianca. E sulla spalla ha già preso, quindi noi allunghiamo questo. Questo permette di fare la crosta veramente fragrante e croccante. Se tu azzecchi sto passaggio, la crosta verrà buona. Temperatura del forno è a posto? Temperatura buona, sulle costole già inizia a diventare dorata. Siamo a buon punto. Allora ci avrai una sorpresa. Io stamattina mi sono svegliato alle 5 per te. Addirittura, sì. Sono commosso. Perché sull'altro forno abbiamo la gemella di questa. Pronta, qualche minuto la sforniamo. Ma che bello, grazie, sei proprio carino. Guarda che roba. Guarda che crosta. Questo suono vuol dire che la porchetta è pronta. Sì, è pronta, la coccia è super croccante, guarda. Come faccio a riconoscere una porchetta cotta a legna da una porchetta cotta nel forno elettrico? Il primo segnale che è una porchetta cotta a legna è una crosta fragante, proprio croccante, molto fine, perché il calore fa uscire tutto il grasso. Tu vedi quando è dentro al forno proprio che zampilla.
la dora perfettamente e rimane molto fragrante. Ok, proprio friabile. Guarda. Esatto, non è quella che tu devi, come devi fa forza, questa se la mangi facilmente. Parametro importante è il magro dentro. Tu sentirai che il magro non è fibroso, non è stoppaccioso, rimane molto morbido, si scioglie in bocca, ma al contempo è saporito, perché il grasso... Il grasso si è sciolto, è entrato dentro. È entrato dentro, c'ha un calo enorme, cala molto di più rispetto a un forno elettrico, un forno a gas, però la qualità secondo me è nettamente... Che calo c'ha la porchetta in un forno? Col forno a legna mia un maiale da 100 kg ritornano 39-40 kg di porchetta. Perfetto. Quale coltello ti passo? Quello con i denti a seghetta che ci aiuta per la crosta. Perfetto. Prego. Ma della porchetta la testa che fine fa? La testa considera che la prenotano. La mattina, Cultura. Il giorno prima e il giorno dopo la prenotano perché è buonissima. C'è la parte grassa. C'è la guanciola, il cervello dentro, il guanciale. Non si butta proprio via niente. Grassina, però saporitissima, molto buona. Senti, senti dare il rumore, questa è musica vera, eh? Guarda che è uscito. No, oh, un fegatello. Io comincio, eh. Senti che rumore. Guarda che carne bianca. Bella succosa. Succosa, molto morbida, assaggia. Vabbè, non ti dico di no, eh. Buonissima, si scioglie in bocca un burro. Quello che ti dicevo, e come vedi, guarda qui. Guarda qui, tra la crosta e il magro, guarda. Guarda Paolo. Senti. Sento io. Il grasso si è sciolto tutto. E questo fa sì. Sta tutto dentro la carne che rimane così bella, succosa e morbida. Esattamente. Meraviglioso. Questo solo il calore e la temperatura può fare queste cose. Ci vuole molto, molto calore. È un'arte vera. Io penso che possiamo iniziare a mangiare. Allora, per il pane usa questo. E a me dammi il liscio. Questo? Il corpo, perfetto. Io taglio il pane, eh? Vai. Pane umbro e porchetta umbra. Che perfetto. Te pare? Perfetto. Un pane sciapo. Pane sciapo, sempre. Perché noi ci mettiamo dentro la roba condita, capito? Allora. No, va bene anche così, eh. Ale, io ho tagliato il pane, adesso tu qui dentro mi ci devi mettere la porchetta. Però. Vieni. Io ho la fortuna di mangiarla qua, ma adesso sta porchetta dove va a finire? Perché tutta la potrei anche mangiare, ma non lo so. Dove la posso trovare la tua porchetta quando... Questa quando in particolar ve... modo va, parte tra appena abbiamo mangiato noi, va su in centro a Perugia, chiosco storico che ho ormai da molti anni, centro storico di Perugia, arriva calda calda. E poi lì delizi. Stasera è finita. Senti, ma un fegatino? Metticelo dentro, va. È peccato? No. Peccato non mangiarlo. Saluta Alessandro. Grazie. Buon appetito. Buona. Voilà. Buonissima. Poi è il momento giusto, è l'ora giusta? Sì, sì. Si scioglie in bocca la parte croccante della porchetta, proprio la fine del mondo. Questo è un piatto a sé, questo. Questo è proprio un piatto, lui è un piatto a sé. Paolo, grazie mille che sei venuto oggi a trovarci, è stato un momento secondo me, per me un grosso onore averti qui, spero di essere stato d'aiuto, di averti spiegato qualcosa a te, soprattutto agli amici di Italia Squisita, e chiunque voglia provare questi prodotti o vuole imparare anche questo mestiere, noi le porte sono aperte, non abbiamo segreti. Sì, io ti ringrazio Alessandro per avermi raccontato e insegnato a fare la porchetta come è da tradizione, e quindi me lo porto nel cuore. E me lo porto via anche in pezzetto oggi perché così lo mangiamo. Vi aspettiamo a tutti, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.